Una nuova nevicata poco dopo mezzogiorno ha impedito ieri all'Aquila e Pontedera di dare vita al match valido per la quarta giornata di ritorno di Lega Pro, vanificati gli sforzi di amministrazione comunale e di quei tifosi che avevano spalato il campo nelle ore antecedenti il match, tanto che il manto erboso, benché malmesso, si presentava senza coltre bianca fino ad un paio d'ore prima dell'inizio della partita. Ma la nevicata dell'ora di pranzo ha riportato il bianco sull'erba del Fattori e ha convinto il direttore di gara Marinelli di Tivoli, dopo il sopralluogo con i due capitani, a decretare il rinvio di una gara che entrambe avrebbero volentieri giocato, il Pontedera per non bissare la lunga trasferta, l'Aquila per approfittare dell'assenza degli avversari sulla carta indeboliti da partenze di mercato e da nuovi innesti ancora non pienamente inseriti. Anche se su quel campo non sarebbe stato facile far venire fuori il diverso tasso tecnico. Adesso una bella grana sarà trovare la data di recupero che ragionevolmente non è opportuno protrarre oltre il mese e mezzo. Per il Teramo sabato pari senza gol e con pochi sussulti al Del Conero di Ancona, gara ruvida e che si è accesa soprattutto nel finale, ma che si è conclusa con un giusto nulla di fatto. Così ora il Diavolo è nel trio di vetta con l'Ascoli e la Reggiana, mentre l'Aquila non ha potuto avvicinarsi, restando a meno 4, avvicinamento portato a termine dal Pisa, ora a meno 1. Oltre che sul mercato, questa sera l'attenzione sarà rivolta al posticipo del San Marino Stadium tra la squadra del Titano e l'Ascoli, con le dirette rivali che sperano in un aiuto dei padroni di casa per impedire al Picchio di rifare un piccolo break in vetta alla classifica. Fischio d'inizio alle ore 20:45.